Mi sento di dire che abbiamo iniziato malissimo il primo tempo, non male. Siamo stati totalmente in balia del loro gioco, che sapevamo, avevamo preparato in un'altra maniera, ma l'abbiamo interpretato in tutt'altro modo. Ripeto, anche noi abbiamo fatto il nostro gioco cercando di poter prendere le situazioni da gol. Le abbiamo creato, però sui cross abbiamo sempre avuto il Malta che ha respinto molto bene, qualche volta in precisione abbiamo così peccato in precisione. Non ci verrà perdonato niente, quindi o tutti, parlo, tutti i componenti della rosa, sì, uso una parola forte, si danno una svegliata, cominciano a capire come funziona il calcio, o rischiamo di fare un'annata anonima. E nel calcio non si sa mai, però insomma, è ovvio che uno tenta di recuperare più posizioni possibili fino a quando manca poco alla fine del campionato, è ovvio, però è più difficile per recuperare tanti punti che non nel gestirli, ovviamente. Abbiamo corso fino alla fine, quindi non è stata sicuramente una questione fisica, è una questione di attenzione. Il calcio è fatto di attenzione, di aiutarsi, di parlare, di rimanere uniti nei momenti di difficoltà. Se nei momenti di difficoltà ognuno pensa al proprio orticello, e succede quello che è successo oggi. Quindi, soprattutto nel primo tempo. Però quella reazione della squadra mi è piaciuta, hanno lottato secondo me fino alla fine per mantenere 2-0 per un'occasione. Sul rigore l'abbiamo avuta, 2-1, mancavano 5 minuti più recupero, 4 minuti stranamente.